E salve a tutti ragazzi, benvenuti nel nuovo video del canale Doppio Scarico. Oggi siamo qui per un video sulla neve. In Abruzzo in questi giorni purtroppo la neve la si trova solo sopra i 2000 metri. La situazione più in basso purtroppo è quella che potete vedere, quindi pochissima neve, anzi quasi zero. Ragazzi, prima del video però ricordatevi che a 1000 iscritti partirà il contest in cui vi daremo per regalo una cosa ancora segreta. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sotto, stoppate il video, andate sotto, iscrivetevi e poi ritornate. Se questo video arriva a 100 like, nel prossimo video vi sveleremo l'oggetto del contest. Quindi mi raccomando, like e iscrivetevi. Ragazzi, siamo arrivati qui, come potete vedere. Purtroppo la strada è bloccata. Ragazzi, ecco, la strada è bloccata. Hanno pure lasciato un po' di neve per non far scavalcare, però c'è uno stop gigante, di qui non si passa. Quindi su a Campo Imperatore, che sono 2000 metri, non ci possiamo arrivare. Purtroppo la neve che vediamo è solo questa qui. Su ce n'è molto di più. Facciamo vedere il panorama, ragazzi. Comunque è mozzafiato. Anche con poca neve. È È bellissimo, bello. infatti pochissima neve. Magari dopo prendiamo la cabinovia, facciamo vedere un po' di neve su. Allora ragazzi, questo video era nato con l'intento di farvi vedere come uscire se si è impantanati nella neve, però purtroppo la neve è poca, quindi ci adatteremo. Mi è venuta in mente questa cosa perché circa 10 giorni fa sono rimasto davvero bloccato nella neve con la mia macchina. Gomme invernali, trazione posteriore, la BMW Serie 1, sono rimasto bloccato in circa mezzo metro di neve, che era un po' anche pappa, come si dice a Roma, ovvero c'era anche un po' di fango mischiato. Quindi neve e fango, non riuscivo a muovere le ruote non facevano trazione. Anche se erano ruote termiche, su dei tappetini, i tappetini posteriori, sotto entrambe le ruote, e sono riuscito a uscire. La situazione era più o meno questa: c'era molta più neve, quindi adattiamoci. Stavo con le ruote posteriori impantanate tra fango e neve. Io provavo a girare, però le ruote non si muovevano. Anche partendo con calma, di seconda, non riuscivo. Non sapevo che fare, ero proprio disperato perché non prendevo nemmeno il telefono. Allora ho preso i tappetini posteriori, ne ho due, quindi uno per ruota. L'ho preso e l'ho inserito facendo un po' di spazio, togliendo la neve davanti alla ruota. L'ho inserito sotto il più possibile. Quindi permetto alla macchina di fare un po' di trazione. Grazie a questo metodo sono riuscito a uscire. Un'altra accortezza: oltre a mettere i tappetini infilati bene sotto, quindi togliere prima un po' di neve e poi infilare i tappetini, bisogna partire di seconda, perché la macchina parte più dolcemente, con calma, e si riesce a uscire meglio dalla situazione. Proviamo. C'è riuscito, ragazzi, incredibile. E la neve non era poca. Non vi preoccupate che i tappetini non si rovinano. Non sono da buttare, basta una botta, non così, per togliere un po' di neve. Vendono in realtà dei grip, si chiamano, che vanno inseriti proprio sotto le ruote, di plastica, e fanno molto più attrito e molta più trazione. Però in assenza di quelli, i tappetini per liberarsi vanno più che bene. Allora ragazzi, questo è il Gran Sasso. Abbiamo fatto vedere un po' come uscire da una situazione difficile. Ovviamente c'è un limite, non si può uscire da una situazione in cui si sta impantanati nella neve sempre con i tappetini. Questo non è possibile. Però diciamo che in un caso su tre, in un caso su due, i tappetini possono essere un rimedio utile prima di chiamare i soccorsi. Ragazzi, non so se a voi è capitato, ma a me è capitato spesso di trovarmi in strade ghiacciate. E che cosa fare in questi casi? Beh, se vi trovate in strade ghiacciate e la vostra macchina inizia a sbandare in questo modo, voi, mi raccomando, seguite il movimento della vostra macchina, dello sterzo, non accelerate e non frenate bruscamente. Dovete decelerare piano piano, perché
praticamente la macchina poi vi seguirà. Ricordatevi ragazzi che il piede sull'acceleratore deve rimanere costante, non dovete quindi accelerare troppo né fare movimenti bruschi così cercando di controsterzare col volante. Decelerate piano piano e alla fine la macchina si rimetterà in carreggiata. Certo, non andate sulla neve con le ruote lisce, cercate di avere gomme invernali oppure catene da neve. Ragazzi, finalmente siamo arrivati in un punto dove c'è un po' di neve, ma giusto un po'. Ragazzi, la cima del Gran Sasso. Eccoci qua ragazzi, sulla cima del Gran Sasso. Siamo precisamente a 2431 metri. Giù la neve non c'è, ma a 2400 metri c'è come? Lì tocchiamo quasi 3000, eh? Sì, siamo parecchio in alto, ragazzi. E c'è parecchio vento, non so come si sentirà. Spettacolo comunque. Qua arrivarci con la macchina sarebbe il top. Sai quanti bei drift? Assolutamente. Ragazzi, con questa vista mozzafiato vi salutiamo, il video finisce qui. Siamo sul Gran Sasso, Campo Imperatore. Un saluto e mi raccomando, iscrivetevi per il contest.